Ciao ragazzi, qui parla il vostro Loquendo Italia. E oggi giocherò un bel gran premio su Sonic & All-Star Racing Transformed. Già, dovrò giocare il primo perché non ho altri campionati sbloccati. Che vergogna, Loquendo Italia che fa un video su un gioco con mezzi campionati e personaggi ancora bloccati. Io gli darei l'ergastolo e lo condannerei per nabbo. Senti Ciccio, sarò nabbo in questo gioco, ma sono cresciuto a pane e Mario Kart quando eri ancora nelle palle di tuo padre. Ti dimostrerò che posso vincere facilmente anche il Gran Premio in difficoltà Serie A. Sì certo, come no, e Rocco Siffredi è ancora vergine. Vabbè, potremmo litigare per tutto il video, ma nessuno ci cagherebbe, in fondo sono tutti concentrati a guardare lo schermo alla ricerca del fotogramma segreto dove troveranno il pezzo di codice per il concorso natalizio. Approfitto di questo fatto per dirti una cosa. Omino, in questo periodo in cui sei stato assente dai miei video. Beh, diciamo che... ecco, mi mancavi tanto. A me invece non mancavi neanche per il cazzo. Sono venuto giusto perché mi ha rotto i coglioni di non romperti i coglioni. Vattene a fanculo Mino e restaci pure. Dalle volte che mi ci hai mandato ormai mi sono fatto fare la carta fedeltà al fanculo hotel. Ma porca puttana, ti rendi conto che con le tue rotture di maroni sono di già al secondo giro della prima gara e non ho ancora commentato la corsa? E stai zitto per una buona volta. Oh, finalmente si è zittito. Mi distrae persino alla guida, e che palle. E se ti corro intorno rompendoti ancora di più i coglioni? Cosa mi fai? Fai cagare, fai cagare, fai cagare, fai cagare. Porca cagare, di quella troia, non lo sopporto più. Basta, mio Dio, basta. Sto per commettere un omicidio. Vuole fare di tutto per farmi perdere, ma non capisce che è inutile, e che sto dominando la corsa senza difficoltà. Povero illuso, se crede di riuscire a fermare le mie catene di turbo è soltanto un vero e proprio illuso. Con quello che mi costa il carburante poi, per non finire in rosso devo assolutamente vincere questo torneo. I soldi del campionato mi coprono a malapena il pieno di diesel che ho messo alla macchina. E, grazie al cazzo. Finché compro un'auto super tecnologica che si trasforma a mezz'aria, non so che mi lamento a fare dei consumi. Ormai sono alla rettilineo finale, nessun avversario qui, nessun avversario là, vittoria facile facile. Succhiatemi il tubo di scappamento. E con questa bella schermata lagante, mi aggiudico i primi 10 punti di questo torneo. Ehi, ma in questa classifica non vedo Sonic. Dove Sonic? E già, seppur giocando un gioco di Sonic, lui non c'è fra questi 10 partecipanti. Mi spiace. E certo che non c'è. Ti avrebbe fatto il culo se no. L'hai boicottato per farti bello davanti al pubblico. Gne gne gne, io so guidare, io so guidare. Ma da cagare, forza Sonic. Ragazzi, ma anche a voi non sta salendo voglia di ficcargli un mattarello nella cavità anale a questo idiota. Mio Dio. Sono anche partito male e sono in quinta posizione. Meglio che mi dia una svegliata e che rimonti presto. Non c'è Sonic, ma c'è quel bastardo di Football Manager che è sempre là davanti e che può darmi un po' di rogne. Ecco. Parli del diavolo e quel frociazzo dal casco bianco mi ha inculato. Che odio. Madonna che odio. Quasi quanto il guscio blu di Mario Kart o la palla elettrica di Crash Team Racing quando sei in prima posizione. Te vai lì, tutto tranquillo e beato a gareggiare, e ti prendono da dietro come una giovane pornostar deflorata dal nigga di turno. E non è affatto piacevole. Boom. Colpito uno. Boom. Eppure l'altro, dai che parto con la rimonta. Anche voi, sostenetemi. Alzate le mani verso il cielo e datemi la forza. Minchia sei Goku. Al massimo saresti Mr. Satan. Beh, ma almeno per Mr. Satan la gente le mani al cielo le alzava. Sei pur sempre come lui, un buffone bugiardo presuntuoso. Mamma mia Omino quanto sei agguerrito. Queste vacanze non ti hanno fatto mica bene. Perché questa acidità? Da quant'è che non ti fai una sana chiavata? Sai, ti hanno richiesto a gran voce il mio ritorno, e quindi non ci sto intervenendo più del solito. E poi c'è che lo chiedi.
Ieri con tua madre mi sono divertito parecchio. Ah, ma non farmi ridere, che sarai ancora vergine e sarà tanto se hai mai visto un pelo di patatina in vita tua. Ma fammi il piacere, che con tutte le volte che mi sono fatto tua madre e tua sorella, non so se ti sono padre o cognato. Io e te faremo i conti a fine video, sappilo. Mi hai fatto pure scazzare il missile. Brutto figlio di un container pieno di troie. Incomincia a pregare perché vinca questo campionato, perché sappi che se mi infileranno anche la medaglia d'argento attorno al collo alla fine, la faccio fondere e ci faccio uno spiedo da metterti nel deretano. Ma smettila di far prendere aria a quella cazzo di bocca, e piuttosto pensa a Mr. Casco Bianco che ti sta facendo mangiare la polvere. Scusa, com'è che hai detto? Casco Bianco? Oh porca troia. Nemmeno io so pronunciare Casco Bianco. Merda. Va bene che sto in Toscana, ma cazzo, almeno i bagale voci li potreste togliere, vero azienda loquendo? Casco Bianco. Casco Bianco. Ma, però suona bene, e mi fa un accento sexy. Maremma slabra putrida subiscia. Che vergogna, loquendo Italia che non sa pronunciare Casco Bianco. Non posso dargli l'ergastolo, perché non lo so pronunciare nemmeno io. Merda. Che nabbo, non sai pronunciare nemmeno merda. Certo che fra lagate e voci bagate, questo video sta venendo un vero schifo, non è vero? Finalmente l'hai capito, eh? La gente guarda giusto questo video perché stai lì a regalare loro i giochi, se no non ti cagherebbero nemmeno di striscio. Anzi, lo fanno giusto perché ci sono io. Io sono la star. Ma vacci a cagare di brutto. Con tanto di rincorsa e triplo salto mortale carpiato. Merda, è il gioco che inizia a laggarmi. Che palle. Che palle. Devo deframmentare l'hard disk del computer assolutamente. Beh dai, ci accontentiamo, terzo posto e chiudo la prima metà di questo campionato in testa con 18 punti. E voi? Siete stati attenti e performanti come me? Avete trovato i primi 5 caratteri del codice per partecipare al concorso? Se non li avete visti, riguardate il video da capo e cercateli con più attenzione. Oppure condividetelo in giro e fatevi aiutare. 4 occhi sono meglio di 2, no? Beh, al momento è tutto. Rimanete sintonizzati perché a giorni arriverà la seconda parte. Ce la farò a trionfare in questo campionato? E voi ce la farete a trovare il resto del codice? Tanti interrogativi che troveranno risposta nel prossimo video. Mi raccomando, commentate, spolliciate e iscrivetevi. Alla prossima. Ciao belli.